Allora, ci siamo. Salve a tutti e benvenuti alla presentazione del libro di Francesco Gabrieli. Allora, benvenuti a tutti e a tutte. Noi siamo Daniele Paolo Buonasera, buonasera a tutti. di Navigando Parole e siamo qui appunto per fare questa presentazione. È la nostra prima esterna, quindi scusateci se siamo un pochino emozionati, ma non capita tutti i giorni di fare un esterno, no, Dani? Sì, esatto. Però tu non sei mai così formale oggi di fare il formale della situazione. È bruttissima questa No, no, non è bruttissimo perché l'autore in questione è un meta. Certamente, poi lo introdurremo, ma cerchiamo un attimo di dare risalto al fatto che noi siamo in esterna, non siamo online, in video, nella nostra zona di comfort, ne siamo usciti. Finalmente siamo usciti e speriamo che sia la prima di una lunga serie. Esattamente. Siamo a Pesaro, in una bellissima location, ma veramente bella, notevole, e perché è anche un luogo ricreativo non indifferente. È la biblioteca. E quindi abbiamo qui stasera una presentazione dal vivo di storia di un riscatto di Francesco Gabrieli. Facciamo entrare il nostro ospite dopo il countdown. Fallo te che andiamo però, dai. Quindi, ciao, ciao, grazie. Vieni Francesco. Allora, ciao Francesco, benvenuto e grazie per averci invitato, perché poi possiamo dirlo, è lui che ci ha chiamato, è lui che ci ha invitato e noi abbiamo di buon grado accettato questo invito, anche perché questo libro lo merita. Assolutamente sì. E siamo qui proprio per presentare questo bellissimo libro. Però un attimo, parliamo un po' di te. Ti abbiamo presentato. Ci vuoi dire, insomma, come ti è venuta l'idea di iniziare a scrivere? Cos'è stato il motore che ti ha spinto verso questa bellissima disciplina all'arte, come tanti chiamano? Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza. Scusate se sono un po' emozionato, però ci sta. Allora, il fatto che cosa mi ha spinto a scrivere questo libro è che praticamente io ho avuto sempre un sogno nel cassetto. Fin da piccolo ho sognato, speravo di scrivere un libro, sembra strano però, ma diciamo un po' per paura, diciamo un po' per paura della brutta figura, un po' per pigrizia e diciamo sfortunatamente un po' perché nessuno mi ha spronato a farlo. A questo punto qua, questo anno è rimasto chiuso in quel cassetto per decenni. Poi però a un certo punto, prima del lockdown, prima del Covid, quindi stiamo parlando del 2020, esatto, nel 2020, ho conosciuto una scrittrice, un'amica, che ho esternato questo desiderio di scriverla. È chiaro che io non avevo proprio la più pallida idea da dove poter cominciare, non avevo agganci, non sapevo come muovermi. E lei insomma, mi ha dato le classiche dritte. A questo punto qua mi ha detto provaci, vai avanti. Comunque faccio scusa se mi interrompo. Scusami se mi interrompo. Ovviamente possiamo anche fare il nome di questa persona che ci ha aiutato, quindi credo che meriti il credito. Allora, questa qui si chiama Maria Rosaria Pugliese ed è una scrittrice che ha scritto tanto, tanti gialli, e che quando ha saputo anche della promozione mi ha dato gli auguri. Cioè, comunque ci teniamo in contatto e lei comunque mi fa anche piacere che sono riuscito a iniziare questa avventura. È stata un po' la tua mecenate, Sì. no? Ti ha stradato in questo Magari percorso. come diciamo sempre, questo feedback tra autori è molto importante, no? Perché uno non toglie niente all'altro. Anzi, se può essere da traino d'aiuto, è fondamentale per il proseguo di quello che poi noi scriviamo, no? Ah, non ci stancheremo mai a dirlo, in questo settore da soli non si va mai da nessuna parte. Quindi farsi aiutare o aiutare un altro scrittore non porta via nulla a noi, anzi ci arricchisce. Questa è una cosa che diciamo spesso e ci teniamo a ribadire. Infatti questo è uno dei motivi per cui, no, noi siamo qua, sia io che Dani scriviamo, quindi
però facciamo anche questa trasmissione sul nostro canale YouTube, Navigando Parole, abbiamo anche una pagina Instagram, e poi cerchiamo nel nostro piccolo di essere di supporto agli autori che ci contattano. Paolo, io volevo fare una domanda che volevo utilizzarla adesso, se a te va bene, da qui in poi. A me va bene quasi tutto quello che dici, quasi. Forse è vero, vabbè. Questo quasi è preoccupato. Esatto, si dice sempre. Questo quasi racchiude il 99% delle altre cose. Allora, la domanda, siccome è nuova, non me la ricordo, la farò leggere. Tre parole, devi dire. Più grandi tre parole. Giornalisti. Francesco, sei uno scrittore alla tua prima pubblicazione. Esatto. E questo è il fatto. Quindi la domanda è d'obbligo. Qual è la tua rotta letteraria d'ora in poi? Allora, io mi sono sempre ispirato a uno scrittore che scrive, diciamo, romanzi storici, ecco. È un appassionato di archeologia, ha fatto tanti programmi televisivi. E l'ho seguito in questa, diciamo, avventura. Alberto Maggio. No, facciamo un nome, dai. Sì, te lo dico il nome. Si chiama Valerio Massimo Manfredi. Ah, sì, sì, lo conosco, esatto. Sì, è molto, cioè, importante. Sì. Esatto, e lui, diciamo, mi ha ispirato nel senso, come potersi, cioè, no, come gestire la storia, ecco. Perché lui praticamente fa su uno sfondo storico, su un episodio specifico storico, ci mette in parallelo un'altra trama di fantasia. Quindi a questo punto qui ho preso spunto, diciamo, tra l'altro ho rubato un pochettino, sì, l'idea, però chiaramente poi oggi ho fatto da sopra, non si dice ho rubato. Ho preso ispirazione, ho preso spunto, alla fine tutto è stato scritto, quindi noi ci dobbiamo basare su quello che abbiamo letto, cioè lavorando. Quindi siamo in un'epoca dove non si inventa nulla, capito? No, è normale prendere spunto da altri, quindi puoi stare assolutamente tranquillo che non ti denuncerà. Esatto. Anche perché è un'altra storia, esattamente diversa, diciamo. Quindi è una storia che chiaramente è autobiografica, questo sì. Però una componente autobiografica. No, assolutamente, perché ho voluto, anzi no, io all'inizio volevo farla completamente autobiografica, però ho detto, e se a noi il lettore diventerebbe una specie di diario, e non va bene. Poi mi viene in mente quest'altra storia di fantasia, rivolgiti anche a questa storia di fantasia che ho voluto sviluppare, e è una storia assolutamente autonoma, però si intreccia, si interseca con l'altra storia. Quindi l'ispirazione di Valerio Massimo Manfredi mi è stata d'aiuto su questo. E la mia rotta letteraria, a questo punto per rispondere alla tua domanda, è appunto seguire questa rotta, nel senso, una rotta a livello narrativo storico, perché a me piace molto la storia, mi piace, sono appassionato di storia, di archeologia, e vorrei seguire questa rotta perché mi piace, ecco. Allora, bene, sì, la risposta è stata esaustiva e esauriente. Voglio mostrare un attimo, già abbiamo fatto un piccolo cappello introduttivo del libro, vogliamo un attimo definirlo ancora meglio, cioè capire veramente dove stiamo andando all'interno del libro. Ah sì, perché chiaramente lo dice anche stesso la parola storia di un riscatto, si arriva a un riscatto, questo è un riscatto personale che chiaramente può essere, tutti possiamo arrivare a un riscatto. Io ce l'ho fatta fortunatamente, perché ho avuto, diciamo, la prima parte della mia vita l'ho vissuta abbastanza tranquilla, poi dopo ho perso tutto, e a quel punto là mi sono dovuto veramente girare le maniche e vedere un pochettino cosa dovevo fare per salire.
non è stato facile, è chiaro, perché per raggiungere un riscatto bisogna passare per mille difficoltà, mille ostacoli. Questo è il tema del libro, quindi il messaggio che c'è all'interno del libro, che ogni buon libro deve avere un tema. Però vogliamo dare un attimo un piccolo incipit, una quarta di copertina del libro, giusto per far capire a chi verrà nella puntata in video e per chi è già qui con noi, di cosa parla realmente. No, abbiamo detto che tu ti sei ispirato a Manfredi per intrecciare una trama di fantasia con una trama realistica. Esatto. Ok. Quindi, dacci un attimo una quarta di copertina, veloce, veloce, per dare un'idea a tutti quanti. Di cosa parla? Di cosa parla. Quarta di copertina, così come è stampata. Vai. Ok. Allora, praticamente ci troviamo della Calabria occidentale, in un paesino della Calabria occidentale, e lungo, diciamo, sul lungomare cammina un uomo, di mezza età, che non si sa il nome, un uomo senza nome. Arriva una donna misteriosa che gli chiede di seguirlo e lei gli dice: non ti preoccupare, seguimi e vedrai. Va bene, raggiungono una casa abbandonata, si siedono e lui continua a dire: perché stiamo qui? E lei gli dice: mi vuoi raccontare una storia? E praticamente lui dice: quale storia ti devo raccontare? E lei dice: ma tu sai quale storia, di chi sto parlando? E a quel punto lì lui capisce e comincia a dire: allora ti racconto una storia di un ragazzo che ho conosciuto tempo fa. Sì, io per quello. E ha cominciato, diciamo, a raccontare. Diciamo che da qui parla e racconta. Esatto, scusa se ti interrompo. Da qui inizia tutto di nuovo. Sì, sì, inizia questa, diciamo, incipit di questa, di come inizia la storia. Paolo, tu hai qualche domanda da fare? Sì, allora, intanto io... ora, a me piace sempre un pochino sviscerare un lato più umano, più psicologico, più interno, no? Quindi io, da lettore, ma anche da autore, mi sento anche di farti complimenti, perché non è facile mettersi a nudo di fronte a ciò che uno scrive. E quindi tanto di cappello da parte mia per quello che hai fatto, no? Perché, come dici tu poi nella prefazione, scrivere è terapeutico. Esatto, E quindi insomma, hai fatto tanto mettendoti lì a scrivere. Quindi quanto ti ha aiutato la scrittura di questo libro proprio nella tua formazione, capito? Nella tua crescita, perché poi si cresce anche a qualsiasi età, no? Si può acquisire un'esperienza. Allora, io penso che il libro, come ha detto Paolo, è una forma terapeutica. E devo dire la verità, io quando ho scritto questo libro, alla fine mi sono sentito libero, cioè svuotato, perché ho messo dentro tutto quello che sentivo dentro, di tutto quello che avevo passato, tutto quello che avevo vissuto. E in pratica ho voluto donare un po' di me, perché alla fine il libro è donare qualcosa di sé. Tu puoi donare la tua vita, puoi donare una storia di fantasia, la tua esperienza, perché il libro praticamente è un ponte che collega l'autore al lettore. È un collegamento che dovrebbe durare per sempre, per tutta la vita dell'autore. E quando riesci a sensibilizzare il lettore e farlo arrivare alla fine del libro e incuriosirlo, penso che hai centrato l'obiettivo a questo punto. Beh, io direi che in questo caso il tuo libro è quasi un romanzo di formazione. Esatto. Perché c'è proprio un messaggio importante dentro, c'è un'esperienza molto forte, sì. C'è un arco di trasformazione del personaggio che passa comunque da una situazione molto spiacevole a una sorta di scatto. Esatto, infatti, esatto. Come il titolo. Anche perché tratto tanti temi. Cioè, se tu vai a vedere, ci sono sullo sfondo tanti temi,
ad esempio ci stanno i temi, si parla dell'amicizia, si parla di un amore, tra virgolette, contrastato. Si parla anche della famiglia. Di una famiglia, si parla della spiritualità. Ecco, a proposito della spiritualità, per me è stata fondamentale, è stata una, essenziale. Cioè io se non avessi avuto la fede, credere, potevo fare poca strada, effettivamente. Quindi la spiritualità per me è importante, è stata importante ed è ancora importante. No, ma infatti mi hai bruciato la domanda, porca miseria. Scusate, abbiamo solo due microfoni, dobbiamo fare il gioco del passato. Una delle domande, ecco, a me ha colpito molto questo aspetto del tuo libro, no? Proprio la spiritualità e la religiosità che proprio trapela dalle pagine, no? Quindi volevo capire quanto fosse presente nella tua vita questa fede, no? Questo aspetto qua, sì. Allora, io faccio una premessa. Sì, vai, vai, certo. Io da giovane, anche avendo vissuto nella famiglia che praticamente di spiritualità era zero, e quando uno cresce in una famiglia del genere è difficile che ti avvicini alla fede, alla religione. Poi non in giovane, appunto, dopo circa 30 anni, 32 anni, ho avuto, diciamo, questo invito da parte sua, che io lo chiamo sempre in terza persona, indirettamente ho avuto il suo invito e lui mi ha fatto capire attraverso tanti segni la sua presenza e mi ha aiutato tanto e io l'ho sentito vicino e lo sento tuttora vicino, quindi per me la spiritualità è fondamentale. Io sono curioso di natura e mi verrebbero tante altre domande, ma non è questa, poi ne parleremo dopo, perché adesso qua dobbiamo parlare del libro. Vai, dai. Volevo farvi, adesso torniamo un attimo nel libro, all'interno del libro e fuori da qua. Allora, io la domanda che ti volevo fare è questa. Allora, tu hai in ogni capitolo inserito un breve paragrafo iniziale dove riporti dei fatti storici rilevanti. Allora, diciamo che il libro è diviso anno per anno, no? Insomma, diciamo, ha delle fasce di anni ben specifiche. E per ogni capitolo, per ogni annata, inserisce un fatto importante che c'è all'interno del mondo, dell'Italia, degli anni, che io personalmente ho apprezzato tantissimo, perché introduce in un'atmosfera, perché mi dice nel 58 è successo questo, mi dai già l'atmosfera di quegli anni e di come la gente viveva in quegli anni. Come ti è venuta questa scelta? Come mai hai voluto fare questa scelta, che poi è una scelta abbastanza complessa, però sicuramente ha richiesto più concentrazione e più, anche più ricerca, no? Perché tu hai dovuto anche spulciare i fatti più rilevanti, che fossero rilevanti per te o che potessero andare bene in quella storia, perché in quello stesso anno magari sono successe tante altre cose. Allora, hai fatto questa scelta, prima di tutto, perché? E perché proprio quei fatti e non altri? Adesso non andare nello specifico, altrimenti stiamo tutta la notte, però, breve, conciso, dacci un attimo l'idea del perché di questa scelta più che altro. Allora, perché volevo, diciamo... Ce l'ha un po' Francesco, una cantante, mi sono detto, troppo... Siamo cantanti, sì. Hai visto? Ce l'aveva sta cosa, ci volevo un po' cantare Elvis, se lo dico in questo modo... Dopo farà un DJ set per omaggiare tutti i presenti. Allora, lui non lo sa, forse l'avrà già visto nei nostri video, ma tutti quelli che vengono a noi, che oltre ad essere scrittori hanno anche qualche altra capacità, come suonare la chitarra, cantare, poi gli facciamo un pezzo, quindi c'è il pianoforte là dietro, quindi c'è la chitarra elettrica, il basso, sì. Allora, torniamo alla domanda. Allora, praticamente io ho voluto fortemente mettere queste citazioni storiche, perché volevo collegare la mia vita proprio a queste citazioni storiche, perché forse molte di quelle le ho vissute
in diretta, e le ho sentite mie, le ho sentite, cioè le ho vissute veramente, cioè per dirne una, anche se qui ho purtroppo un antagonista sportivo che, con tutto rispetto, ma ho voluto, diciamo, addirittura mettere... Dillo, dammi il tuo microfono. Allora, io ho voluto, per esempio, mettere una citazione dello scudetto del Napoli. Anche se io sono di Napoli, però tifoso dell'Inter, e avendo anche un antagonista juventino, questo no, punto qua, ho voluto fare una... Cioè, ecco, è una scelta mirata, perché se tu scrivi lo scudetto della Juve o dell'Inter, è banale. Diciamo, perché anche io sono tipo una squadra abbastanza blasonata. Ma scrivere dello scudetto del Napoli è una cosa eclatante, quindi come lo scudetto del Napoli ho voluto citare altri episodi storici di una certa rilevanza. Cioè, ne ho scritti talmente tanti che adesso non mi so dire. Se vuoi che te lo guardo io, te l'ho insegnato. No, però intanto che dai, se vuole lo guarda. Io intanto ti ringrazio per aver disinnescato la polemica, perché se è passato sotto, c'è già un'altra. No, perché il tifoso di Juventino sono anche tifoso dell'Ancona, quindi siamo appeso, lascio stare. Ok, allora, però intanto che Daniele lo cerca, ad esempio questo qua, ecco, questo qua è un episodio, diciamo, abbastanza forte. Il 22 di ottobre, dopo una settimana di tensioni internazionali, il leader sovietico Nikita Khrushchev annunciò di aver ordinato la rimozione della base missilistica di Cuba. Ma io questa cosa qui l'ho vissuta, cioè l'ho seguita, quindi non è messa lì a caso. Cioè, sono episodi che ho sentito miei, cioè è una scelta di mirata, perché potevo scrivere qualche altra cosa, però sono episodi che ho vissuto io. No, ma c'è anche una, oltre a quello che ho vissuto te, c'è probabilmente anche tanta ricerca, ma anche all'interno di te stesso, che ti ha riportato in quegli anni, e tu probabilmente hai rivissuto scrivendo lì. Quell'istante di vita, quei momenti di vita tua. E posso dire, c'è anche una certa sofferenza. Perché poi, certo, esattamente come dicevo io all'inizio, questo fa sì che chiunque legga poi la parte che viene dopo quell'episodio riesca proprio a viverlo, a sentire l'atmosfera e anche riuscire a comprendere di più quello che Francesco avrà voluto poi scrivere, no? Perché è scritto in uno stato d'animo particolare. Comunque, Dani, adesso non per fare una citazione, insomma, mi piace molto i libri gialli, quindi anche Lucarelli, credo di aver letto tutti i libri di Lucarelli, ma alcuni libri di Lucarelli, non so se hai avuto un modo di scriverli, c'è in alcuni libri un aspetto tipo quello che fai sopra. Allora, io poi ti voglio fare un'altra domanda, che è proprio questa, visto che ci siamo introdotti verso il lettore, dal tuo libro verso il lettore, perché abbiamo parlato di come tu hai scritto alcune parti e di come loro potranno leggerla. Allora, quando scrivi oggi, che sei diventato un po' uno scrittore un po' più consapevole rispetto a quando hai iniziato, quindi ormai dico, l'hai scritto, l'hai pubblicato, lo stai presentando, quando scriverai o quando stai già scrivendo altre cose? Ok. Quando scrivi, qual è la tua priorità adesso, nel 2022? Allora, la mia priorità è mettermi sempre nei panni del lettore. Perché? Vi racconto un episodio. Io un giorno, dopo aver finito di scrivere un romanzo, dopo averlo corretto e tutto, ho fatto una specie di outing. Ho detto tra me e me, ma io adesso me lo voglio leggere, ma devo calarmi nei panni del lettore. Voglio vedere che cosa mi trasmette il libro. Perché se io lo leggo come autore, cioè lo conosco, l'ho scritto io, a quel punto là ho cominciato a leggerlo. Ed effettivamente mi ha trasmesso delle sensazioni, delle emozioni. E io quello voglio, trasmettere emozioni, cioè trasmettere delle sensazioni, dei profumi,
qualcosa che gli rimane al lettore. Quindi a questo punto penso di aver centrato l'obiettivo, se io ho vissuto delle emozioni, allora mi auguro che anche il lettore le vive queste cose. No, io personalmente da lettore le ho acquisite, perché come dico spesso, hai trovato, l'abbiamo detto anche all'inizio, hai trovato proprio la chiave per far sì che il lettore giri pagina, e non è scontato. E non è scontato, Sì, perché deve girare la pagina. Quelle sono cose che praticamente sono espedienti narrativi che si utilizzano di solito. Allora, ci sono i cliffhanger, no? Che sono praticamente, lascio in sospeso capitolo per capitolo, in modo tale che io sono obbligato, io te leggo, a girare la pagina. E quelli sono i cliffhanger. Ci sono degli espedienti narrativi all'interno del libro che sono, non so se l'hai fatti consapevolmente, no, o se perché l'hai studiato, ti sei dato da fare, insomma, non sei uno che si è improvvisato uno spruppello. Tanto di capello a Francesco, assolutamente. Poi sai quanto io apprezzo questo tipo di cose. L'avevamo già capito, autodidatta, perché se una cosa la devo fare, cerco sempre di perfezionarla, perché è un prodotto che io devo dare a agli altri, e cerco di arrivare, non dico alla perfezione, ma quantomeno dai un prodotto valido, perché sennò non ha senso. Questo è vero. Io però è una cosa che riguarda me, questa domanda che fa Dani la fa anche a tanti altri autori che vengono da noi, anche tutti gli autori rispondono esattamente come hai risposto tu. Io faccio fatica, io non riesco a scrivere pensando e immedesimandomi nell'altro. Io riesco a scrivere immedesimandomi in me stesso, e ciò che scrivo deve piacere a me. Non riesco a scrivere un qualcosa che possa piacere agli altri. No, è un mio limite, mi rendo conto. Cioè, io prima di tutto ho scritto perché deve piacere a me. È una cosa che è basilare, perché se non mi piace non posso scrivere. Ma devi anche entrare nella mente del lettore, non è facile. Io questa seconda parte non ci riesco. Allora, il discorso è questo, se vogliamo proprio fare le pulci, no? Come si dice, il fatto è che tu quando scrivi una storia che ti piace, scrivi un qualcosa a cui tieni, ma è il come lo scrivi che fa la differenza. Esatto. Allora, io scrivo una cosa che mi piace, una cosa a cui tengo, anche ecco, questo nel caso di Francesco, un argomento che era personale, quindi lui ci teneva a riversare su carta quasi per esorcizzarlo, che succede anche questo quando si parla di scrittura terapeutica. Ma il modo di scriverlo, quindi la tecnica narrativa che viene usata, deve essere studiata bene per trasmettere al lettore sentimenti, emozioni, e farlo immergere all'interno della storia, in modo tale che quando si parla di patto di incredulità, no? Si dice, il lettore legge, a un certo punto si dimentica di star leggendo, è talmente immerso nella storia che solo nel momento in cui chiude il libro sente di esserne uscito, e quello quando succede è una grandissima vittoria per lo scrittore. Ma questa cosa succede solo se utilizziamo delle tecniche narrative ben precise. Scrivere così di getto purtroppo non porta a questo risultato, a meno che non sei un genio assoluto che fa tutto inconsapevolmente. Ma non credo neanche che esista, assolutamente non sono mai quindi, alzato a questi livelli. No, io sono molto tecnico, ci tengo queste cose, infatti io parlo su certe cose. Ti conosco, non è che non ci incontriamo, ovviamente abbiamo due generi estremamente diversi. Io scrivo favole per bambini, quindi mi nel giro di 10 pagine ovviamente la storia si esaurisce. Ma poi certo, non lo devi far medesimare il bambino, gli devi dare un messaggio positivo e dirgli di raccontare la storia in modo che il bambino sia abituato a farsi raccontare le cose. Un adulto non è abituato a farsi raccontare le cose, l'adulto invece deve leggere un qualcosa dove ci si ritrova all'interno, perché l'adulto è abituato a viverle le cose, non a farsene raccontare. Il bambino invece se ne fa raccontare, quindi la tecnica narrativa per scrivere favole è totalmente differente. Sì, quindi è ovvio. Tanto che oggi faccio fatica, il mio pippone alla gente. Lo tagliamo questo, dai, basta. Ho voluto fare la lezione di narrativa. Va bene, dai, vuoi fare un'altra domanda? Guarda, vogliamo iniziare allora, con fare una domanda. Allora, io prima avevo
curiosità. Sì, aspetta, però prima io abbiamo disilluso. Sì, allora no, no, allora io avevo una curiosità che noi, a me piace la prima cosa che ho visto, che ho notato è la copertina molto molto bella secondo me, e con questa luce no, che viene dall'altro, che c'è un si riflette, esatto, quindi la luce in fondo alla via, ce la vuoi un attimo spiegare il perché hai scelto questa, chi l'ha fatta? Poi in trasmissione farò il video editing, farò sì sì, è anche bello fare, no, quello che sta dicendo, la valletta con il libro, posso fare la valletta con il libro? Daniela, vai! Ecco, il libro, la cover, che basta, mi sono ridicolizzato abbastanza. Allora, questa è stata proprio una scelta mirata, a parte che l'ho scelta io la copertina, poi l'ho mandata all'editore che ha visto che effettivamente è una copertina valida e me l'ha accettata. Ma la copertina è la sintesi di quello che parla il romanzo, perché è il passaggio dalle tenebre alla luce. Le tenebre sono, io le paragono a quei momenti bui della mia vita che ho passato, e il riscatto è proprio quella luce che vediamo nella copertina. In più ci sta il fatto che al posto della testa, se hai notato, c'è la luna. Infatti ti volevo fare la mezzaluna, perché la luna, lo sai benissimo, rappresenta il buio, non ha luce propria, esatto. Ma è soltanto... Quindi diciamo che al posto della testa io avevo le tenebre, il buio, cioè ero nelle tenebre. A quel punto là ho cominciato a camminare. Quindi c'è il dark side of the moon, il lato oscuro della musica, e quindi ci sta, diciamo, l'apertura alla speranza, allo stesso riscatto, perché la luce che vedi si può interpretare come un riscatto. È la classica luce in fondo al tunnel, quindi riesco a rivedere la luce come se la... E infatti io cammino, cioè io mi sono identificato nella figura, perché praticamente se la mia luce è chiaro, e quello praticamente sto camminando verso l'uscita, verso il riscatto. E ci sei arrivato? Ci sono arrivato, sì. Ad attraversare il tunnel e a questo riscatto? Sì. Effettivamente ci sono arrivato, però ecco, dietro tanta fatica. E diciamo che ci è arrivato ancora di più dopo oggi che è qui con noi. Ah, questo è il coronamento di tutto il tuo percorso per uscire. Io fare un applauso a lui. Io faccio un applauso. Grazie per l'applauso. Però devo dire anche una cosa, io ringrazio anche loro che sono di una professionalità eccellente, sono brave persone, sono genuine, sono umane, io li seguo durante tutte le interviste che fanno sul canale Navigando Parole, e seguo i vari colleghi e vedo che praticamente loro mettono proprio a loro agio gli autori. Quindi voglio fare anche un po' di pubblicità, grazie. Perché noi, me l'ha meritata tutta, onestamente, perché siete, diciamo, molto competenti e ripeto, mettete anche a vostro agio gli autori. La cosa che è più bella che loro fanno, al di là del che mettono appunto a proprio agio gli autori, è il finale, quel famoso brindisi che fa. Allora, questa è una cosa mia che però oggi non me l'ha fatta fare. Allora, facciamo un discorso. Vino dei colli pesaresi, invece non ha voluto. Non abbiamo potuto farla per rispetto, chiaramente. Siamo in un ambiente pubblico, è una biblioteca pubblica, non si possono introdurre alcoli. Due chiavi di vino non ho mai fatto male a nessuno. Dai, tira fuori la fiaschetta. Non so che ce l'ha. Però ecco, sono felicissimo delle tue parole, perché noi solitamente, per tirar fuori queste bellissime parole, diciamo, abbiamo una rubrica che è
cosa pensa di noi. Se ci parla, ha introdotto a lui senza neanche vabbè, se lui l'ha introdotto perché vede le puntate, ormai la conosce. Adesso però l'altra rubrica invece noi ce l'abbiamo. La facciamo fare un attimo prima, se esatto. Okay. Se qualcuno ha delle domande. Allora, un secondo che riporto. Sì, faccio io, chiamatemi Paola. Paola. Anche Paolo, faccio il balletto. Ci servirebbe una telecamera su questo ragazzo, la 2. Dopo lo mettete anche. Certo. Metteremo i filtri. No, la mia è una domanda molto semplice, che va dietro al fatto che il libro c'è sempre la storia di una persona. Il fatto, tu hai detto sogno di un cassetto, da dove è partita la voglia di scrivere, la voglia comunque di avvicinarsi alla letteratura? E la seconda, perché ce ne sono due, e soprattutto se tu hai, visto che abbiamo detto prima comfort zone, che è la vostra zona esterna, dire quale messaggio puoi magari dare a una persona di dire non sono mai riuscito a scrivere un libro, lo faccio a qualsiasi età. Se mi ripeti un attimo la prima domanda, perché non la... La prima domanda è, tu hai detto il sogno di un cassetto, sì. Ma da dove è partito proprio alla base la avvicinarsi alla letteratura, il fatto di voler scrivere qualcosa di se stessi? Allora, perché io praticamente, ripeto, ho vissuto un periodo buio della mia vita e ho voluto scaricarmi, perché il libro, come ho detto prima, è terapeutico, è una liberazione. Allora ho pensato, ma se scrivo di me, voglio vedere se dopo sto meglio. All'inizio non è stato facile, devo dire la verità, perché ci sono stati momenti in cui volevo abbandonare tutto, perché ti viene quei momenti di sconforto, non ce la fai. Però ho detto no, voglio continuare, anche perché so benissimo, e voi mi potete coadiuvare, che la maggior parte dei scrittori soffre di questa cosa, perché c'è la tentazione di abbandonare, poi dopo vai avanti. E questo sogno nel cassetto praticamente l'ho avuto per tanti anni, ma non sono mai riuscito a tirarlo fuori. E il fatto di scriverlo, di tirarlo fuori e metterlo sulle pagine, mi ha fatto stare bene. Poi non so, mi ricordo la seconda, visto che hai detto comfort zone. Se c'hai un messaggio per le persone, che tante ce ne saranno sicuramente nel mondo, che hanno l'idea di voler scrivere un libro ma non ci riescono mai perché non è mai il momento, se c'hai un messaggio proprio per darlo, visto che tu ci sei riuscito e ne hai in mente anche di fare un secondo. Allora, ecco, in effetti se tu hai la voglia di scrivere e di sfogarti e di liberarti di quello che hai dentro, bisogna sempre tentare di farlo. Non c'è un metodo, dice, vabbè, devi farlo. Bisogna farlo, perché se non lo fai stai male, poi vai ad uno psicologo e poi sappiamo benissimo dove si va a finire. Il messaggio è questo, che bisogna comunque provarci, perché dopo veramente ci si sente bene. Diciamo che salutiamo. Dai, non si può succedere. Adesso basta scrivere un libro. Però. Qualcun altro vuole fare una domanda? Faccio io la valletta. No, ma ti puoi chiamare anche Daniele, esistono anche i valletti, noi siamo per la parità di genere, quindi assolutamente. No, io avevo una domanda, ma sono già state fatte. Okay. Volevo solo fare i complimenti a Francesco, perché io conosco da un pezzo, è da tanto che lui mi diceva che aveva questo desiderio. E io sempre dicevo, Francesco, quando lo scrivi, sì, quando lo fai, dai, no? Quando, alla fine è arrivato il giorno e sono felicissima e gli faccio complimenti. Bene. Ha qualche altra domanda? Potremmo passare alla rubrica, finalmente. Allora, io sto continuando a scrivere perché la passione è passione, non c'è niente da fare. Questa è una domanda che avremmo fatto. Sì, progetto fuori, sì, però anticipa ormai. No, dai, vai. Le uova in pericolo, ho una scaletta, cioè io sono mentale, sono fisico. Vai, ormai hai iniziato. Allora, io sto continuando a scrivere perché ci sto trovando gusto, mi piace. E questo praticamente è il primo volume, ma questo volume
La mia storia si esaurisce qui, finisce qui. Mentre l'altra, quella, la storia parallela, quella di fantasia, proseguirà nel secondo libro e si spera che sarà anche un terzo. Allora sì, perché diciamo, questa è una cosa che non abbiamo detto, che ci siamo soffermati sul tema del riscatto, ma questo libro è un thriller. Ci sono dei segreti che andranno svelati. C'è una pergamena che è un simbolo molto importante all'interno, che dovremo capire cosa contiene. C'è un misterioso frate, c'è una storia che poi continuerà lasciando indietro quella personale, come diceva lui, continuerà con tutta la storia del thriller storico, quindi i contorni del thriller storico nei prossimi volumi. Quindi è un un salire di, esatto, di suspense, di la, diciamo la, il filo conduttore di tutti e tre i libri è sempre il riscatto. È un, perché io, adesso è un riscatto riferito alla mia persona, alla mia vita, ma il secondo è un riscatto sociale, è un riscatto che riguarda tutti, può riguardare tutti. Quindi questa filo conduttore non è che si esaurisce qui, continua, però sotto un'altra veste. Allora, la fase fasta. Allora, aspetta un attimo, Dani. Allora, la difficoltà nostra quando facciamo le puntate in Navigando Parole è quella ovviamente di non spoilerare. È quella di non spoilerare troppo il libro. Quindi adesso Dani ha fatto un piccolo sunto del fatto che sia un thriller della pergamena, eccetera, però poi non dobbiamo andare a sviscerare troppo, perché altrimenti si rischia di spoilerare e di raccontare troppo il libro stesso. Allora, fa sta domanda. Faccio io, dai. No, parlo lui perché sennò si incazza. Sai come fa? È una brutta bestia. Ecco, io ho conosciuto da lui. Ok, allora la nostra rubrica è la rubrica del Parlaci della casa editrice. Allora, prima di tutto, questo libro, una volta che tu l'hai finito di scrivere, hai preso e cos'hai fatto? L'hai cominciato a mandare alle case editrici. E la Pav Edizioni di Latina ha letto il tuo manoscritto e ha detto: Francesco, questo noi ci interessa, vieni da noi. Allora, come ti stai trovando con la Pav Edizioni? Come è stato l'approccio iniziale? Parlaci insomma sempre molto brevemente di quello che è stata la tua esperienza positiva o negativa con la Pav Edizioni. Allora, io la Pav l'ho conosciuta perché mi ha fatto sottoscrivere il contratto e ho avuto un rapporto un po' conflittuale, diciamo, se vogliamo. Però, diciamo, in via definita, cioè, sono i capi. Allora, conflittuale come tutte le grandi storie di amore. Però, diciamo, in via di massima possiamo dire che mi trovo abbastanza bene, ma ti dà la possibilità di pubblicare il libro, te lo corregge. Anzi, a questo proposito devo fare un plauso alla Paola, perché praticamente me l'ha corretto quasi niente, perché ha detto che il 99% è scritto bene, c'erano dei refusi che vabbè, capita a tutti, queste cose qua. Però, ripeto, in linea di massima abbastanza bene. Non poi il mercato editoriale è una grossa giungla, diciamo, visto che noi siamo di Navigando Parole, è un oceano in tempesta. Infatti noi vorremmo essere quelli che danno la rotta letteraria giusta in mezzo a questo oceano. Però il discorso è questo, perché una micro casa editrice, parliamo di una casa editrice molto molto piccola, che la Pav, tra l'altro, è un'associazione culturale. Quindi sono tre appassionati che hanno messo su questa realtà che si è allargata a dismisura in giro di pochissimo, perché hanno migliaia di autori, tantissimi libri, diverse collane, un catalogo molto fornito.
sono di Latina, chiaramente essendo una micro casa editrice, anzi un'associazione culturale, diciamo non ci si guadagna più niente, ragazzi, con l'editoria è molto difficile sbarcarci in un anno, riuscire a seguire tutti gli autori che hai, soprattutto fuori zona, comincia a diventare quasi impossibile. Quindi diciamo che più che altro è un'impossibilità, obiettiva nel farlo, però comunque... Ma soprattutto Dani, dobbiamo dire che una casa editrice non ha pagamento. Esatto. Questo è importante, diciamo, capito? Che non sono lì a farti comprare, non ti obbligano a comprare copie di libri. Sì, no? Sì, sì, no, assolutamente. Non ti hanno chiesto, non ti hanno chiesto i soldi. I lati positivi ci sono, perché adesso. Io devo dire la verità, mi trovo bene, poi perché ti lascia libero, non ti obbliga a fare niente, cioè, ti organizzi le promozioni, e poi. Non prende soldi. Adesso dobbiamo dire che pubblicare un libro è anche estremamente facile, nel senso che le case editrici sono tipo tipografie, tu vedi, dici, me lo stampi e poi te lo gestisci tu. In realtà io, ma vedo noi, diciamo con Daniele, cerchiamo sempre qua, navigando parole, autori che non sostengono case editrici a pagamento, perché crediamo che... nel lavoro dell'autore stesso, no? Esatto. Perché, e la PAV è una di queste. Perché diciamo che questo è il frutto della fatica e del lavoro di Francesco. Se lui avesse dovuto pagare una casa editrice per pubblicarlo, avrebbe svinito il suo lavoro, no? Esatto. Voi per lavorare pagaste il vostro datore di lavoro, mi sarebbe veramente assurdo, no? Quindi noi sosteniamo le case editrici. Esatto, non la pagano. Ma perché le case editrici non. Le case editrici non a pagamento, diciamo sulla carta, prendono storie valide, perché non prendendo soldi dall'autore devono avere una garanzia di vendita, più o meno. Sono discorsi molto ampi. Chiudiamo qua la casa editrice, comunque la PAV Edizioni. Vuoi fare un'altra domanda oppure... No, io non so se Francesco ha qualcosa da aggiungere, altrimenti io... Io devo dire che per noi è stato un battesimo del fuoco, mi ha ricordato un pochino la prima puntata che avevamo fatto, che ce la stavamo facendo sotto, e poi stavamo ognuno a casa sua in video, quindi siamo fuori all'esterno con delle persone davanti che ci guardano brutto. No, non ci guarda, anzi, invece c'è un pubblico meraviglioso, come dico, quelli bravi, anzi, grazie. Bravi noi, allora. No, bene, io invece vorrei ringraziare Francesco per l'invito. Grazie, Francesco. Speriamo che sia stato bene con noi. Tutti gli 800 libri che seguiranno Storia di Sempre, sempre qui a Pirlo, poi. Così per esempio, no, voi sarete, diciamo, delle persone privilegiate. E mi auguro di far uscire quanto breve il secondo. Ma sarà sempre con PAV? Non lo sai ancora. Non so, ma vogliamo litigare sta PAV. Ho detto, la domanda, ho detto, sarà sempre con, diciamo, PAV. Che il secondo è l'ufficio stampa di PAV. Sì, salutiamo la PAV, ma non ho detto niente di strano, ho detto se sarà sempre. Allora, il secondo sarà con Rizzoli, il prossimo derivo d'altra, che ne so io. Guarda, se vuoi Giunti... Esatto, voglio dire che Giunti parlando di Giunti, no. Appunto, parliamo di tutto. Poi arriva le pure di Giunti. Basta. Chiudiamo qua, signore, è stato un piacere. Arrivederci. Non ti lascio la quando non ti Grazie, è stato bello. Sì, è stato bello. Io mi sono divertito. Adesso mi tocca la barra, me la lavava lui. No, me la lava lui da prima. Turbo era con noi oggi. Turbo è quel gatto che ogni tanto appare in trasmissione. Turbo era su questa maglia. Dorme di sopra Turbo, devo dire. Più che altro, ti è manche corte paghe regolata a chi pirina per te. Che freddo. Allora, io ringrazio voi. Chiaramente di cuore che siete stati qui con tanta pazienza ad ascoltarmi, a assorbirmi questa promozione. Spero di essere stato abbastanza esaustivo nella spiegazione e di aver trasmesso delle emozioni. Vi ringrazio di nuovo e buon ritorno alle vostre case. Io personalmente non mi sono assoluto niente, io sono stato bene, sono divertito e ti ringrazio
e le tue emozioni a me personalmente mi sono arrivate tutte. Vogliamo ringraziare anche la biblioteca di Pesaro che ci ha ospitato. Vogliamo fare un applauso. Ed è tutto male, sindaco. Esatto. Ciao a tutti e grazie a tutti per essere stati con noi.